in questo momento parliamo dello stato dell'arte per le vetture da competizione. Gianluca, cosa te ne sembra di questa fiesta? Guarda, abbiamo fatto soltanto 6 km allo Shenidome facendo 3 passaggi, e sembra arrivare a partita al Video Games. La macchina è fantastica, ovviamente bisogna capire un attimino i limiti, soprattutto i limiti forti della macchina, che sono frenata e di accelerazione, però vediamo di far bene, bisogna attaccare subito. Complimenti a Gianluca, che comunque nei passaggi dello shakedown è passato direi decisamente bene, e quindi il fatto che abbia fatto così pochi chilometri con una vettura così complicata e professionale vuol dire che l'approccio è quello giusto. Facciamo arrivare sul palco partenza l'equipaggio formato da Fabio Giordico e Liberato Monti. Thank you.
ho firmato il contratto con Pisa, Pesce, Roma, Cercano. Hai staccato una delle centraline, fammi sentire. Arrivavamo nel parco assistenza di questa macchina che è incredibile. Vieni fuori, Gianluca, vieni. Allora, macchina incredibile, ti sei divertito. Giuseppe ha detto che me la siete giocata. Sì, con Giuseppe è stato come a Casarano la continuazione. Ci siamo divertiti davvero. 4 decimi a me, 4 a lui, però alla fine l'ha spuntata lui, però va bene così. Meritatissimo il suo secondo posto. Io ho pagato ovviamente lo scotto di una macchina nuova che sicuramente sulla carta è anche più competitiva del mezzo che utilizza solo lui, però purtroppo sedersi in macchina il sabato alle 2, trovarla per soli 6 km e poi entrare direttamente in gara non è così facile come possiamo. Soprattutto con una macchina così professionale come questa. Anche perché poi l'assegno della franchigia è abbastanza alto, quindi rischiare per poi comunque non arrivare a nulla. Fabio ha fatto gara sì, quindi era irraggiungibile. Con Giuseppe, ripeto, ci siamo divertiti e spero che anche nel proseguo del campionato si possa comunque riuscire a divertirsi in questo modo, perché abbiamo passato un weekend bellissimo e spero di aver divertito e di aver divertito secondo me anche il pubblico. Quindi ripeto, macchina fantastica, come me i soldi spicci, è come un videogame, su ogni prova speciale bisogna inserire il gettone. Macchina fantastica, però ripeto, va capito, mi ha fatto enormemente piacere averla portata comunque al debutto qui al Rally di Genova, quindi ringrazio anche gli organizzatori che hanno comunque contribuito anche a far questo, quindi speriamo che la prossima edizione possa arrivare più allenato e quindi puntare a qualcosa di più. Perfetto, ringrazio Gianluca, vado a Mirko. Allora, non c'ho quasi spazio, aspetta, altrimenti protestano quelli delle telecamere. È un videogame. Bellissima, emozioni stupende. Giuseppe, guardate! Emozioni così non le avevo mai provate su altre macchine. Poi sarà pure il fatto che magari è una sensazione nuova rispetto a tutte le altre, ma bella, 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 bella. Ha gli occhi innamorati, eh? Sì, speriamo di farci qualche altra gara. E niente, ringrazio il pilota per avermi dato questa bellissima possibilità. Con lui ho esordito sia col Super 2000 che con l'R5, quindi... A continuare così, ragazzi! Grazie, facciamo un altro applauso! E ora sul palco arriva il vincitore del rally, presidente della Cicasetto Giuseppe Patrone, per premiare i piloti secondi classi. Buongiorno! Dove siamo tutti e due? Eccolo là! Oh, forza! Sono due truffatori quelli là!
Eccoli qua, dalle magazzine, un applauso!